Ho sbloccato lui, Roberto Carlos, con 11 carte icon swap, ma riuscirò a sbloccare anche un'altra icon per questo giro. E salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Jovispo che vi parla, benvenuti nella player review di Roberto Carlos nella sua versione baby icon 86 di rating. E prima di iniziare questa review vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video. Questa volta vi chiedo ragazzi di raggiungere, di superare almeno i 100 mi piace per questa carta e per questa review. Potete metterlo ora ma anche a fine video se vi piace. Se non vi piacerà questo video, dislike, commento con una critica costruttiva. E commentate, condividete. In descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Sempre in descrizione, EasyVault è un sito di crediti sicuri, veloci e affidabili. Con il codice coupon NMF20 avrete il 6% di sconto. Allora assolutamente, attualmente è uno dei migliori terzini che abbia provato in FUT20. L'ho provato anche su FUT18. Se non sbaglio 19, non ricordo bene, scusate. E già in quell'anno era davvero forte. Anche quest'anno forte. E probabilmente me lo terrò fino alla fine di FUT. Ragazzi, una piccola opinione sulle icon swap. Allora, diciamo che è una cosa sia positiva sia negativa. Mi spiego meglio. Positiva perché dà la possibilità a tutti praticamente di poter ottenere almeno un icon. Magari chi non ha mai avuto un icon così avrà l'opportunità di averla. Il punto negativo è appunto che tutti possono avere un icon, quindi si vedranno ancora squadre più forti. Quindi non ci lamentiamo se magari contro troviamo uno che c'ha tipo Zanetti Prime e Gerrard, oppure Roy Keane Prime, oppure che ha Drogba, Gerrard, poi c'ha in porta Yashin. Ragazzi, purtroppo aumenteranno le icon che incontreremo. Questa è la mia opinione, ma tralasciamo questa opinione, veniamo alla review di Roberto Carlos. Allora, è un terzino davvero completo, il mio voto per lui sarà elevatissimo, a parer mio. Velocità, potenza, tiro, va bene, queste cose le trovate tutte in sovraimpressione. Velocissimo, assolutamente. Tiro fantastico, però non ha segnato perché la finalizzazione va bene. Potenza tiro e long shot davvero mostruosi, ragazzi. Il tiro a giro potrebbe essere migliore con quell'88 in effetto, ma effettivamente non è tutta sta bellezza tiro a giro. Invece il calcio piazzato è assolutamente un top per chi sa batterli i calci piazzati. Io no, devo cercare ancora di capire come batterli correttamente. Dribbling è davvero ottimo, ma 3 stelle skill bocciatissime, perché con un dribbling, un'agilità del genere, un equilibrio del genere, soprattutto equilibrio da notare, deve avere assolutamente le 4 stelle skill. È un terzino, ok, ma con queste stats ci potevano stare le 4 stelle skill. Difesa, fisico. Allora, la fase difensiva e il fisico sono buoni, però c'è da analizzare meglio nel dettaglio. Allora, il colpo di testa può essere migliorabile, però in alcune occasioni può essere assolutamente utile. Intercetta un numero di palle giuste, a parer mio. Contrasto è, secondo me, ottimo. La scivolata ha un buon tempismo. Marcatura, però se lo selezionate potete andare di velocità e recuperate tranquillamente quasi tutti gli attaccanti avversari, anche quelli abbastanza veloci. Non ha una forza fisica elevata, una resistenza che poteva assolutamente essere migliorata, ragazzi. Il passaggio in generale invece è davvero interessante, riesce a chiudere bene i triangoli, sa passarla bene e a me è piaciuto tutto. Praticamente il passaggio è davvero ottimo per essere un terzino. Con queste statistiche potrà fare tranquillamente qualsiasi ruolo, potrà ricoprire qualsiasi ruolo, dall'attaccante al COC, a CDC, difensore centrale. Ragazzi, è davvero un terzino ottimo che vi consiglio di sbloccare. Io ho sbloccato lui con 11 carte, ripeto, non me ne pento assolutamente, ragazzi. Come stilintesa io l'ho provato col base e va bene, ma vi consiglio un sentinella o uno spina dorsale. Come alternativa Roberto Carlos 88 tra le icon, cioè la sua versione migliore, Alexandro, Alaba e Jordi Alba. Come indice di ibrida abilità da 1 a 5, ovviamente 5, ragazzi, assolutamente. Il giocatore da Weekend League? Sì, ragazzi. Quando l'ho messo in Weekend League ho sentito quella differenza sia in difesa sia in fase di spinta sulla sua fascia. Quindi assolutamente consigliato. E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 9+. Ragazzi, è davvero un terzino forte. Vi consiglio assolutamente di sbloccarlo. Il suo prezzo è di circa 600.000 crediti. Allora, il prezzo purtroppo può essere un contro, ragazzi. Però con 11 carte possiamo comunque
sovvenire a questo prezzo così elevato. Ognuno fa le sue scelte. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Hashtag NMF, QGBSpo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!